Buongiorno a tutti, Simone Raso, e oggi faccio quello che normalmente non è il mio mestiere, ovvero vi faccio una breve recensione di questo Laowa 17 mm G-Mount. Ho avuto la possibilità di testarlo sulla mia GFX 100. Grazie al fattore di crop di 0,79 che si ha sul medio formato, arriviamo a un angolo di visuale di ben 113 gradi. Quando lo montate effettivamente fa un po' impressione avere un grandangolare così ultra grandangolare. F4 F32 è una costruzione veramente massiccia, fatto interamente di metallo, con una lente leggermente sferica frontale trattata con un sistema che permette lo scivolamento delle gocce d'acqua, quindi pronto ad essere utilizzato in qualsiasi situazione. Un bel giocattolino, l'ho potuto testare in varie situazioni, mi sono anche divertito a fare un po' di sessioni di fotografia notturna. Un'ottica non semplice da gestire, in particolare poi montato sulla GFX 100 ci ritroviamo ad operare con un peso non indifferente. Però una delle caratteristiche che mi ha colpito maggiormente e che mi è piaciuta di più di quest'ottica è la possibilità di una distanza minima di messa a fuoco di soli 8 cm. Questo permette di utilizzare quest'ottica in maniera decisamente creativa e perché no addirittura per testarla per fare dei ritratti. Fuoco ovviamente manuale, una ghiera di messa a fuoco però estremamente fluida, quindi molto semplice acquisire una buona messa a fuoco. Poi, usufruendo del mirino elettronico e della possibilità, come ho configurato sulla mia GFX 100, di schiacciare questa rotellina per ingrandire all'interno del mirino l'immagine, la messa a fuoco risulta veramente semplice, anche se ad F4 bisogna stare attenti alla profondità di campo perché è veramente veramente ridotta. Come dicevo, l'ho testato in varie situazioni, non vi nascondo che avere un angolo di campo così ampio non appartiene alle mie corde, quindi non è stato facile trovare le giuste inquadrature. Purtroppo mi sarebbe piaciuto sfruttarlo maggiormente, ottica che avrei adorato avere ad esempio durante le escursioni notturne al circolo polare artico per fotografare le aurore boreali. Ecco, in quella situazione sarebbe stata veramente un'ottica fenomenale. 86 mm il diametro frontale, questo significa che c'è anche la possibilità di montare dei filtri. Che dire, veramente un'ottica notevole. Se devo proprio trovargli un difetto è il peso complessivo, ma è un difetto abbastanza relativo, anche perché, ripeto, barilotto interamente in metallo è la prima impressione nel momento in cui si prende in mano, e di avere davvero un'ottica costruita alla grande. Ad oggi questa è l'ottica più grandangolare utilizzabile sul sistema GFX, quindi una soluzione veramente interessante. Se non sbaglio, il suo prezzo di listino si aggira intorno ai $1000, euro più euro meno, quindi un'ottica non economica ma di grandissima qualità per il vostro sistema GF. Vi lascio con qualche immagine, come al solito se avete qualche domanda scrivetemi direttamente, commentate il video e sarà un piacere rispondervi. Ciao e grazie a tutti.